Ehi! Bentornati ragazzi in questo nuovissimo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, andremo a vedere una tavoletta grafica che non è grafica. Non ho ancora trovato il titolo, quindi perdonatemi. No, no. Sono pazzo, cioè in realtà sì. Veramente questa tavola grafica non è una tavoletta grafica. Praticamente è una tavoletta che non si collegherà al computer e non ha un nome. E sarà complicato farvela vedere e spiegarvela. Adesso la tireremo fuori. Regia. Ok, è questa qua. Cosa serve? Allora, è una tavoletta che ho trovato su Amazon al modico prezzo di... non lo so, cioè nel senso, costava 24 euro circa, ma poi ho visto che costava anche 50, 60 e 12. Tutto dipende dalla grandezza dei pollici, no, non questi, no. La grandezza, cioè i pollici, la misura che si usa per misurare di solito gli LCD, quindi monitor, tavolette e cose. Questa tavoletta non mi ricordo che quanti pollici è, comunque basta vedere la grandezza con la mia faccia, è leggermente abbastanza piccola, non è... sono due palmi, ecco, di mano. E andiamola a vedere nello specifico. Come vedete questa tavoletta ha un modico color nero setato sullo schermo. Un tasto dove si possono spegnere le cose, ora vi faccio vedere, è una penna che se facciamo così si stacca e possiamo disegnare. Come vedete, se noi facciamo tipo questi cosi si può andare a disegnare e poi una volta premuto il tasto... si potrà spegnere il, cioè cancellare il tutto. Dietro si trova, cioè in realtà nel packaging ti danno anche una calamita da attaccare, magari, cioè se la vuoi usare per il frigo, magari l'attacchi al frigo, cose così, come faccio io d'altronde. E praticamente vi andrò a dire, non vi andrò a invogliare al comprarla perché ve la voglio far vedere, ma noto che ci sono stati davvero molti problemi. Cioè qua, se vedete, c'è tipo questa specie di stella che forse io una volta ho fatto ed è rimasta proprio impressa e si è rovinata. Cioè, cosa vuol dire? È andata proprio a rovinarmi l'LCD. Sembrerebbe avere un alone, che poi certo si cancella, ma non appena noi passiamo il dito o qualcosa di... non appena noi passiamo di nuovo la penna sopra, si ricrea magicamente. No, non è radioattiva, c'è anche scritto nella scatola. No, davvero, cioè, nella scatoletta c'è scritto non è radioattiva. Io lo spero, dato che è arrivata dalla Cina e là ci sono tante centrali nucleari. Quindi questo mi sta dicendo, cioè, se una persona scrive sulla scatola non è radioattiva, è perché per forza sarà radioattiva. Haha, perché in Italia, scusate, non per essere offensivo verso i nostri amici asiatici, per carità, a me piace molto il cinese, è una... cioè, è buono. Secondo me, in Italia io quando vado a comprare un pacchetto di barrette Kinder non c'è scritto non è radioattivo, o in qualsiasi gioco. Mentre qua c'era scritto tipo grosso così, in carattere rosso fuoco, non è radioattivo, do not hurt, radioactive. Quindi è alquanto pericolosa questa cosa. Comunque volevo farvela vedere. E cosa possiamo ancora dire? Che non si può collegare in nessun modo al computer, quindi tutti i disegni che voi andrete a fare non potrete salvarli in nessun modo, zero. Gli potete fare una foto con il vostro cellulare. La cosa bella è che potrete usarla per prendere appunti durante le materie, fare qualche bozze. Ad esempio io lo uso per quando faccio delle bozze grafiche o anche delle bozze del soggetto, il primo piano, le cose. Appunto per la mia scuola la uso molto, è una cosa molto ambientale. Comunque salva leggermente l'ambiente. Comunque ogni volta che voi andrete a disegnare, si può anche disegnare con le dita, con le unghie, andrete a cancellarla, quindi qui potrete fare miliardi e miliardi di disegni. La batteria dura 2 anni, cioè la batteria è un bottoncino qua. Qui è situato un bottoncino, cioè una batteria a forma di bottone. Avete presente quelle batterie là, quelle pile più che altro, che dura davvero un botto. C'è scritto sulla scatola che dura più di 2 anni, quindi buono, almeno 25 mesi dovrebbe durare. E niente, quindi si può usare per fare bozze, cose, progetti. E questo era il tutto. Mi raccomando ragazzi, seguitemi su Instagram, mettete like a questo video, condividetelo con i vostri amici disegnatori e non. Noi ci vedremo in un prossimo video, la somma di tutto e adios.